Di libero mercato non esiste, perché gli fanno quello che gli pare. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera professore, la sto sentendo da circa mezz'ora e sto dicendo cose abbastanza buone, diciamo. Grazie. Io volevo sapere solamente una cosa, il regime che è stato creato all'inizio, cioè che noi vogliamo, che lei vorrebbe combattere con quello che sto dicendo, altro non è stato che una volta un regime è sempre calcolato a tavolino, logicamente. Il regime che adesso lei vuole imporre e che ha calcolato a tavolino è così perfetto da non ammettere degli sbagli un domani come sono stati ammessi adesso, è così ben stipulato, tanto da non poter essere sfallato. È un qualcosa che sia pure conscio alle richieste dei ragazzi. Sì, lei parla praticamente del benessere, perché questo calcola nelle persone logicamente lo sconforto, l'angoscia, provoca delle ansie, che inconsciamente le persone le dimostra con frustrazioni, con malessere nel lavoro, malessere nella vita. Però voglio sapere il suo, e potrebbe essere un carico alquanto eccessivo, si potrebbe caricare di questo? È in grado di fare una cosa del genere? Mi scusi la domanda e la ringrazio tantissimo, a risentirla. Grazie. Dunque, beh, guarda, io ti dico, io penso che noi siamo in grado di attuare questo progetto, perché noi abbiamo fatto le previsioni in dettaglio di tutte le ipotesi contrarie che potrebbero ostacolare il progetto e creare dei danni sociali. Però, se noi siamo in grado di farlo o non farlo, lo dimostrerà la storia. E diceva, mi pare un filosofo, adesso non ricordo chi, ma diceva una frase molto importante: vero è ciò che è capace di tradursi in vita. Se noi siamo capaci di tradurre in vita, lo dirà la storia. Naturalmente, che ti posso dire? È come un ingegnere che fa il progetto di una casa, no? Se questa casa si regge o non si regge, noi lo sappiamo dopo che è stata costruita. E allora io che cosa posso dire? Io posso dire una cosa: nella peggiore delle ipotesi, se il mio progetto non dovesse andare in porto, ebbene, non è successo niente, vuol dire che rimaniamo come stiamo adesso, perché io vengo a proporre di dare del denaro gratuitamente a tutti i cittadini. Quindi, io che cosa creo? Io non creo nessun debito, nessun danno al cittadino. E dico ai cittadini: avete due possibilità, o usare questo denaro come coriandoli per carnevale, o usare questo denaro come moneta, dipende da voi. Io mi auguro che si avrà che si arriverà alla consapevolezza di questo, perché anche la Banca d'Italia non è che ci converte in oro le 100.000 lire. Anche le 100.000 lire della Banca d'Italia hanno valore perché noi ci siamo messi d'accordo che lo avesse. E allora, io, se è l'accordo fra le parti che crea questo valore, e allora è da fessi che io vado a creare questo valore indebitandomi con la banca, quando posso crearlo per conto mio senza indebitarmi e acquistandolo gratuitamente all'atto dell'emissione, sia pure in quantitativi ragionevolmente limitati, perché abbiamo dimostrato che la moneta deve essere rara. Il fatto che noi abbiamo scoperto la legge della rarità consente al potere politico di dire: sì, io assumo la sovranità monetaria, cosa che fino a ieri non si poteva fare, perché quando il potere politico diceva: io voglio assumere la sovranità monetaria, sa che cosa rispondeva Einaudi? Noi dobbiamo sostituire alla rarità dell'oro la saggezza dei governatori, all'anima della saggezza. Se questa saggezza ci ha portato alla pianificazione di 50 milioni di uomini che muoiono di fame per i vuoti monetari causati dalla saggezza dei governatori, noi ci troviamo oggi. Io non lo so se il mio progetto sarà capace di cambiare la storia o no. Una cosa è certa, io ci provo. Perché io sono sicuro di una cosa, che le nuove generazioni, se noi non sostituiamo alla moneta debito, alla moneta proprietà, non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione, e i primi segni già si vedono. Quindi che cosa abbiamo? Tutto da guadagnare e niente da perdere. Io ci ho provato domani, e dice: ma non ci sei riuscito, e non è successo niente. Perché io non ho indebitato nessuno, non sono come la Banca d'Italia. La Banca d'Italia stampa e presta, io stampo e do, questa è la differenza. E
è una questione di stile, che è anche una questione di scelta morale. Pronto? Buonasera professore, volevo chiederle una delucidazione. Sì. Per quanto concerne, lei ha fatto più volte riferimento alla carta moneta, sì, e al controvalore in oro. Sì. Ora io volevo chiederle, poiché in Banca d'Italia, in base alle ultime direttive CEE, hanno stabilito che l'oro nelle riserve non doveva scendere di sotto del 30% per fare in modo che la carta moneta non andasse giù. Ecco, le chiedo come, cortesemente se può rispondermi, come può risolvere lei questo problema, questo enigma, cioè cosa il controvalore della carta moneta, lei in cosa lo convertirebbe? La ringrazio, buonasera. Prego. Dunque, dico subito, la riserva non serve. E noi abbiamo avuto, oltre alla prova scientifica, perché è un valore convenzionale e non è un titolo di credito rappresentativo della riserva. Noi dobbiamo capire la differenza che c'è tra valore convenzionale e valore creditizio, cioè tra moneta e cambiale. Spiego. Io quando ho pagato la cambiale, la strappo, non mi serve più. Allora io parlo di pagabile, la cambiale è pagabile. Mentre la moneta è convertibile, che è un altro concetto, perché la moneta dopo ogni transazione continua a circolare e non è più, non è distrutta, ma si rinnova, viene rinnovato l'uso, perché è un bene ad utilità ripetuta. Perché? Perché è un'unità di misura, come ogni unità di misura è un bene ad utilità ripetuta. Quando noi abbiamo capito questo, abbiamo capito che la riserva non serve, ma oltre alla prova scientifica, noi abbiamo la prova storica che non serve, perché quando sono finiti gli accordi di Bretton Woods, per cui l'America si era impegnata a vincolare per ogni oncia d'oro $35 e non di più come titoli rappresentativi di questa riserva, quindi ogni dollaro doveva rappresentare la 35esima parte di un'oncia. Secondo questa logica, la Federal Reserve Bank americana avrebbe potuto emettere al massimo 10.000 milioni di dollari, mentre alla fine degli accordi di Bretton Woods, cioè al 15 agosto del 1971, erano in circolazione in tutto il mondo 80.000 milioni di dollari. Quindi per 70.000 milioni di dollari l'America aveva messo degli assegni a vuoto, secondo la logica della riserva. A quel punto che doveva succedere? Una volta dimostrato che manca la riserva, il dollaro doveva perdere totalmente il suo valore, mentre non solo non ha perso valore, ma si è sostituito all'oro come moneta base del sistema monetario mondiale. Quindi questa è la prova storica che conferma la teoria scientifica, per cui a un certo punto, quando ci fu la riunione dei banchieri a Parigi, a cui parteciparono tutti i grossi banchieri, fra cui Rothschild, dopo la fine degli accordi di Bretton Woods, fu posto il quesito: che cosa mettiamo al posto dell'oro visto che non c'è l'oro? Allora ci fu una proposta fatta da un banchiere, il quale disse: noi dobbiamo sostituire all'oro le monete pregiate. Allora sembra che era presente un banchiere, non so se era uno dei Rothschild o chi, il quale disse testualmente: sì, così il sistema monetario internazionale diventa un giro di assegni a vuoto tra le banche centrali. Questa è la battuta che fa capire che la teoria della riserva ormai non ci crede più nessuno, anche se questi dicono abbiamo 30.000 quintali d'oro, tonnellate d'oro, tutte frescacce. La prova di questa, la volete qual è? Prodi, perché è saltato dal governo dove stava? Nessuno l'ha capito, e ve lo dico io perché. A un certo punto Prodi ha detto: noi dobbiamo usare le riserve per pagare i debiti. Far saltare la teoria della riserva vuol dire far saltare il monopolio della banca centrale, perché quando io dico che la moneta è coperta da riserva, concepisco la moneta come una cambiale, lire 100.000 per esempio pagabile a vista. Quando io dico che è una cambiale, chi è che emette la cambiale e che dà valore alla cambiale? Il debitore. E quando io levo la riserva, io dico la moneta non è più una cambiale. Da quel momento il governatore non può più firmare
lire 100.000 pagabili a vista al portatore, perché è venuta meno la riserva. E allora perché è stata conservata la favola della riserva? Per conservare al governatore della Banca Centrale il privilegio di battere moneta, per espropriare e indebitare i popoli del mondo, perché i governatori di tutte le banche centrali stampano e prestano, mentre noi stampiamo e diamo. Ecco la differenza. Ecco perché noi diciamo, noi applichiamo la rerum novarum, noi applichiamo la centesimus annus. La centesimus annus dice il cuore della centesimus annus, è questa frase. Esiste qualcosa che è dovuto all'uomo perché è uomo. Naturalmente, questo che significa? Che per questa frase obbligato è chi dà, mentre per la legge mosaica obbligato è chi riceve, presta al povero. Il povero che tiene in prestito deve restituire. Pronto?